Elezioni Consiglio Provinciale 2018, presentate le liste, sono in tre a contendersi seggi il 31 ottobre. Didattica Massa 2, la UIL dice no all'accorpamento, rispettiamo le linee guida della regione, replica il sindaco Persiani. Scuola, in Toscana assegnate solo circa metà delle cattedre disponibili, i sindacati chiedono trasparenza e programmazione delle prove. Partito Democratico, il consigliere regionale Bugliani crede nel rilancio del PD e del centro-sinistra. Carrara, la città diventerà imbuto per migranti, Gianni Musetti di Forza Italia accusa l'amministrazione. Oncologia Carrara, donato un nuovo macchinario da due associazioni, un aiuto contro la caduta dei capelli. Benvenuti a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Antenna 3. In apertura, le elezioni del Consiglio Provinciale 2018. Presentate le liste, saranno quindi tre e si contenderanno i 10 seggi di Palazzo Ducale il prossimo 31 ottobre. Tutti i dettagli in questo primo servizio. Sono tre le liste di candidati presentate per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Massa Carrara. La tornata elettorale vedrà la partecipazione di 244 grandi elettori chiamati a determinare l'assetto del nuovo Consiglio Provinciale, il cui mandato scadrà fra 2 anni nel 2020. Sono consiglieri comunali e sindaci in carica che potranno esercitare l'elettorato attivo. Con la riforma del Rio del 2014, infatti, le province sono state trasformate in enti di secondo livello, non più ad elezione a suffragio universale. Queste le liste con i candidati, già esaminate ed ammesse dall'ufficio elettorale, presieduto dal segretario generale della provincia, Pietro Leoncini. Civici e popolari con Vannucci Andrea, Bertocchi Angela, Barotti Andrea dell'Ertoledina, Ricciardi Claudio. Centro-sinistra per Massa Carrara invece la lista che ha per candidati Alberti Stefano, Bottici Cristiano, Coralli Sara, Francesco Giulio, Longinotti Giovanni, Marconi Carletto, Moretti Giada, Novoa Claudio, Sordi Elisabetta, Beggi Donatella. Infine, Alleanza Provinciale che annovera Cantoni Eleonora, Canepa Emanuele, Mannini Irene, Simi Gianmarco, Cresci Maria Elena, Cofrancesco Antonio, Tognini Sara, Tognini Omar, Benedetti Stefano. Prossimo appuntamento con gli adempimenti elettorali venerdì 12 ottobre alle 12 nella sede dell'ufficio elettorale della provincia per il sorteggio dell'ordine delle liste su manifesti e schede elettorali. Si voterà il 31 ottobre a Palazzo Ducale di Massa dalle 8 alle 20. Il voto che ogni elettore esprimerà avrà un peso diverso in base ad un complesso meccanismo che ha come base la popolazione effettiva di ogni comune, così come rilevata nell'ultimo censimento. Accorpamento, direzione didattica Massa 2, tuona il no della UIL Scuola, a rischio posti di lavoro e rispettiamo invece le linee guida della Regione Toscana, è la replica del sindaco Francesco Persiani. Sentiamo. La UIL Scuola interviene con un no deciso sulla soppressione della direzione didattica Massa 2, stabilita nel tavolo di martedì scorso fra sindacati e assessore all'istruzione del Comune di Massa, Nadia Marnica, durante il quale è stata approvata la richiesta della Regione Toscana di accorpare appunto la Massa 2, quattro scuole primarie e quattro scuole dell'infanzia del Comune, con l'istituto comprensorio Malaspina Staffetti. Una mescolanza sperimentata in passato a Carrara, spiega Carlo Romanelli, segretario UIL Toscana, che ha comportato diverse perdite di posti di lavoro, scuole che funzionano, eccellenze per l'istruzione relative alla città di Massa che non mostrano affatto problematicità, continua il segretario Romanelli, preoccupandosi della mancanza di garanzie in merito al mantenimento dei posti di lavoro, soprattutto per il personale ATA. Preoccupati anche docenti e genitori che chiedono all'assessore Marnica di rivedere la sua decisione. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, sottolinea che l'amministrazione comunale di Massa ha proposto il superamento della direzione didattica di Massa 2 nell'ottica di rispettare le linee guida impartite dalla Regione Toscana in materia di dimensionamento della rete scolastica.
Prevista pertanto la formazione di due istituti comprensivi che garantirebbero un'equa divisione delle scuole di diversi gradi infanzia, primaria, secondaria di primo grado, progetto che permetterebbe anche di correggere lo squilibrio dell'istituto comprensivo Malaspina Staffetti, completamente sbilanciato nei numeri. Ben due scuole secondarie di primo grado per un totale di 738 alunni, con una scuola primaria frequentata da 80 alunni ed una scuola dell'infanzia con 36 alunni. Nella nostra provincia esistono già molti istituti comprensivi la cui valenza didattica e l'offerta formativa sono di ottima qualità, oltre alla professionalità dei docenti ivi in servizio, al di là delle valutazioni invalsi, ha commentato il sindaco Persiani, specificando anche che, ad una prima verifica, non risulterebbero perdite di posti di lavoro. In ogni caso, ha concluso il primo cittadino, la proposta dell'amministrazione, così come le proposte delle associazioni sindacali del territorio e dei dirigenti scolastici, saranno discusse e valutate nella conferenza zonale che esprimerà il parere definitivo. E rimaniamo in tema scuola. In Toscana assegnate solo 1.805 cattedre su 4.500, un trend nettamente sotto la media italiana. Al via la corsa contro il tempo per recuperare almeno alcuni posti, i sindacati, calendarizzare subito le prove concorsuali e più trasparenza. Sentiamone di più nel servizio. Su circa 4.500 cattedre autorizzate dal Ministero per la Toscana, si sono riuscite ad effettuare soltanto 1.805 nomine fra le graduatorie di merito del concorso 2016 e le graduatorie ad esaurimento provinciali. Sono queste le parole dei segretari regionali di FCL CGL Daniele Monticelli, CISL Scuola Giovanni Vannucci e Gilda UNAMS Silvana Boccara in una conferenza stampa convocata unitariamente dai sindacati toscani della scuola. Le ragioni di questo risultato, che tra l'altro è addirittura più basso della media nazionale, hanno dichiarato rappresentanti sindacali, vanno ricercate nell'esaurimento delle graduatorie e nella mancata effettuazione delle prove concorsuali per molte delle classi di concorso. I sindacati chiedono pertanto la calendarizzazione delle prove di concorso in tempi strettissimi, anche alla luce del decreto emanato dal governo a fine settembre, che permetterebbe, qualora fossero predisposte le graduatorie FIT, formazione iniziale triennale, entro il 31 dicembre, di recuperare almeno una parte dei posti che non sono stati assegnati entro il 31 agosto. Una situazione ancora più pesante per quanto riguarda le cattedre di sostegno. Solo il 15% dei posti sono stati coperti da personale in possesso dei titoli di specializzazione. Rivolgiamo una richiesta pressante anche alla luce della delicatezza del compito degli insegnanti di sostegno ad attuare al più presto percorsi di specializzazione per colmare questa gravissima lacuna, hanno concluso i tre sindacati, auspicando anche una maggiore trasparenza per il personale della scuola, ma anche come segno di rispetto per le famiglie e gli studenti. La conferenza stampa dei 100 giorni della Giunta Verde-Nero si trasforma nell'ennesimo battage pubblicitario con un resoconto di quanto fatto dalla rivoluzionaria amministrazione Persiani, desolatamente misero. Sono queste le parole del consigliere PD Stefano Alberti sulla conferenza stampa relativa ai primi 100 giorni della Giunta Persiani. A suo dire, in Consiglio Comunale non sarebbero arrivati nuovi atti amministrativi, ma sarebbe stato ratificato il lavoro della precedente amministrazione, come è accaduto per i lavori al Palazzetto dello Sport e al Nido Arcobaleno. Alberti auspica un confronto aperto sulle questioni che interessano la città e aspetta gli strumenti, quali il bilancio e il DEF, per misurare quanto fatto. Il Partito Democratico ha capito come affrontare il suo ruolo di opposizione. A dichiararlo il consigliere regionale Giacomo Bugliani, che crede nel rilancio del Partito Democratico e di tutto il centro-sinistra. Lo ascoltiamo in questa intervista. Bellissima esperienza quella di domenica in Piazza del Popolo, una piazza affollata come non l'avevo mai vista. Negli anni in cui faccio il consigliere regionale ho avuto l'occasione di partecipare a diverse manifestazioni organizzate a Roma e devo dire che questa è stata in assoluto la più sentita e la più partecipata. C'era veramente una grandissima folla e c'erano soprattutto tanti giovani.
Io credo che il Partito Democratico abbia capito come deve affrontare il suo ruolo di opposizione. Lo deve fare non inseguendo chi è in maggioranza, non parlando lo stesso linguaggio che hanno le forze della maggioranza, ma mostrandosi per il suo lato caratteristico. Alla prevaricazione, agli atti di tracotanza, molto spesso anche alla comunicazione di disvalori, la politica seria si deve contrapporre esaltando gli ideali e i valori. Io credo che il Partito Democratico possa rialzarsi, come possa rialzarsi tutto il centro-sinistra, se avrà la consapevolezza di dover difendere la propria identità. Oggi il governo ci presenta delle forze politiche che non soltanto rinnegano molte delle cose professate nella campagna elettorale, ma addirittura invitano i cittadini a sentimenti negativi. Noi non dobbiamo inseguire il populismo, non dobbiamo inseguire questo modo di essere tra la gente, dobbiamo invece stare tra la gente difendendo i valori che abbiamo sempre difeso. Io credo che i sacrifici che gli italiani hanno fatto nel corso di tanti anni debbano essere rispettati. Abbiamo attraversato periodi bui nella storia della nostra Repubblica, lo abbiamo fatto perché c'era la necessità di avere anche governi impopolari che ci garantissero una solidità finanziaria. Io credo che misure che lasciano il tempo che trovano, misure che sono destinate a durare molto poco e ad avere effetti poco produttivi per il Paese, non debbono rovinare un percorso di lungo periodo che questo Paese ha fatto. Il Partito Democratico deve continuare a guardare in avanti a testa alta e lo deve fare investendo anche su una nuova classe dirigente che sia fatta soprattutto di giovani. Non è vero che i giovani sono attirati dai disvalori propugnati da altre forze politiche, ci sono molti giovani in gamba, molti giovani intelligenti con grandi capacità che credono nella cultura politica del centro-sinistra e noi dobbiamo continuare a coltivare questa generazione. Io mi metto in un certo senso dentro questa generazione per ragioni anche anagrafiche, vedo che molti miei coetanei, molti ragazzi che sono più giovani di me, credono in questo partito, credono in questa forza politica ed è proprio per tutta questa generazione che noi abbiamo il dovere di andare avanti consapevoli della nostra forza e della nostra identità. E prima di spostarci a Carrara leggiamo una notizia di cronaca. Gianfranco Castellotti, il veterinario di Massa di 53 anni in stato di fermo da una settimana in Turchia, è stato liberato. A confermarlo Maria Grazia Vanelli, amica di Castellotti e suo contatto con l'Italia. È stato liberato oggi, non ci sono stati provvedimenti di espulsione, ha dichiarato Vanelli. Lascerà la Turchia da uomo libero. Stiamo organizzando il viaggio di ritorno con il consolato, stiamo preparando i biglietti, ha fatto sapere appunto la Vanelli, concludendo che Castellotti dovrebbe partire in giornata, comunque al più tardi domani. Gianni Musetti di Forza Italia va contro l'amministrazione 5 Stelle di Carrara e le sue scelte politiche sull'accoglienza. La città diventerà imbuto per i migranti rifiutati dai vicini comuni di destra, dichiara Musetti, dopo la conversione dell'Hotel Dora in centro d'accoglienza per richiedenti asilo. Ma ce ne parla Benedetta Del Padrone. A Massa, Sarzana e Pietrasanta dicono no ad ogni ulteriore accoglienza migranti. Carrara così diventerà l'imbuto naturale di chi viene rifiutato dalle amministrazioni gestite da giunte di destra. Questo è il pensiero di Gianni Musetti, che non ci va certo leggero nel denunciare l'attuale operato dell'amministrazione 5 Stelle di Carrara. La polemica dell'esponente di Forza Italia questa volta si è innescata dopo aver appreso che lo storico Hotel Doria nel centro storico della città ha ceduto la propria gestione a una società che si occupa di accoglienza migranti. Sono già arrivati nella struttura 24 richiedenti asilo. In poche ore dagli avventurieri turisti siamo passati ai migranti, ha dichiarato Gianni Musetti, puntando il dito contro l'attuale amministrazione 5 Stelle. Questo è grazie al rinnovo che il sindaco Grillino ha sottoscritto con la prefettura per l'accoglienza dei richiedenti asilo, continua l'esponente di centrodestra, rendendo disponibili le strutture del territorio comunale a convertirsi in questo florido mercato del buonismo. Il pensiero dell'esponente di Forza Italia è esplicito. Per lui ai richiedenti asilo dovrebbero essere destinate location in basso pregio o con difficili collegamenti con gli assi del commercio e del turismo cittadino, non di certo abitazioni in centro città.
Se con Zubani pensavamo di aver toccato il fondo, De Pasquale ci ha voluto dimostrare che si può fare anche di peggio, ha concluso Musetti, accusando la giunta grillina di non fare nulla per rilanciare il centro storico di Carrara. No all'ammassamento dei migranti nel centro storico. L'amministrazione carrarese replica così alle accuse di Musetti sull'accoglienza dei richiedenti asilo a Carrara. Carrara, sentiamo. Alle associazioni che gestiscono i CAS, il sindaco Francesco De Pasquale e la sua amministrazione hanno chiesto in modo fermo e fin dal loro insediamento di suddividere i ragazzi in diverse strutture sparse su tutto il territorio e a piccoli gruppi così da diluire la presenza ed agevolare l'inserimento nel tessuto sociale, anche se questo comporta per le associazioni maggiori spese. L'assessore al sociale Anna Galleni mesi fa aveva espresso proprio all'associazione che ha rilevato l'ex Hotel Dora all'epoca intenzionata a inserire un gruppo di 10 ragazzi in un unico appartamento nel centro storico, di evitare una così grande concentrazione ed escludere la collocazione nel centro di Carrara, essendo questo un tessuto sociale particolarmente fragile e complesso. Ho saputo solo nella giornata di mercoledì che questa associazione, ignorando completamente quello che è stato chiesto dall'amministrazione, ha deciso, pro domo sua, di rilevare l'ex Hotel Dora e di istituire lì un CAS ad altissima concentrazione di persone, ha commentato l'assessore Galleni. Il legale rappresentante dell'associazione che gestisce il CAS, pur di perorare questa scelta, ha continuato Galleni, è arrivato a sostenere che l'hotel si trova al di fuori del centro storico, quando chiunque abbia anche solo familiarità con la nostra città sa che è stato edificato sull'antica cinta muraria di Carrara. Sgomenta inoltre che i rappresentanti di questa associazione siano anche cittadini di Carrara ed ignorino o vogliano ignorare le criticità del centro storico e ciò che è stato chiaramente espresso da questa amministrazione, ha concluso l'assessore Galleni. Quello del CAS, puntualizza l'amministrazione di Carrara, è un progetto ben diverso da quello dello SPRAR a cui fa riferimento Gianni Musetti. L'esponente della destra genera volutamente confusione fra le due misure. Difatti, sia Sarzana sia Massa, ovvero amministrazioni di centrodestra, quindi la stessa parte politica di Musetti, hanno e continuano ad avere sul proprio territorio i CAS, ha concluso l'amministrazione carrarese. Il reparto di oncologia di Carrara è stato dotato di un nuovo macchinario che previene la caduta dei capelli nei pazienti chemioterapici. Giulia Baldino. Un innovativo macchinario che consente, tramite un casco e una cuffia ipotermica, di minimizzare gli effetti collaterali della chemioterapia, la perdita dei capelli. Il sistema è stato presentato nella sede del Day Hospital Oncologico dell'ospedale di Carrara. È molto importante, va nella direzione nostra, cioè quella della cura della persona tutto tondo e non soltanto della malattia, la cura della bellezza e dell'estetica. Per cui questa è una macchina che permetterà di evitare la caduta dei capelli a molte donne. Lo faremo soprattutto alle donne che devono fare chemioterapia perché operate di tumore alla mammella, sono donne molto giovani solitamente, e evitare la caduta dei capelli in questo setting di pazienti, secondo noi e secondo le pazienti, è una cosa molto importante. Siamo i primi in Toscana ad avere questa macchina, per cui le prime pazienti della Toscana che possono usufruire di questa apparecchiatura sono le nostre di Massa Carrara e questo ci inorgoglisce. Molto semplicemente si tratta di un apparecchio per la refrigerazione del cuoio capelluto e al cui interno è presente un serbatoio con del liquido che, diciamo, una volta azionato parte, diciamo, e va in questi, parte da qua, va in questi cavi e termina su questa cuffia. Questa cuffia, a contatto con il cuoio capelluto, va a refrigerarlo e funziona per il principio della vasocostrizione, ovvero si impedisce, va a costringere a strettire, diciamo, i bulbi epilliferi del cuoio capelluto e impedisce appunto impedisce al chemioterapico di arrivare a contatto appunto con la testa e si previene di l'alopecia, quindi, ecco, molto molto semplicemente. Abbiamo a seconda del farmaco che si utilizza c'è
una percentuale di riuscita, andiamo circa su un 90% di riuscita sul farmaco, su tutti i vari taxani, un 45-50% sulle antracicline. Ecco, questo infatti non è doloroso comunque per la donna? Non è doloroso, chiaramente è un trattamento che richiede un minimo di sopportazione del freddo, però diciamo molte volte, anzi quasi nel 100% dei casi, la motivazione che ha la donna o comunque anche l'uomo a non perdere i capelli supera il dolore iniziale, che diciamo un po' è tosto, però poi si supera facilmente, ecco, insomma. Questa innovativa apparecchiatura è arrivata grazie alla donazione della Fondazione Marmo e dell'Associazione Volto della Speranza, da sempre impegnata nelle opere di solidarietà. Sì, il Volto della Speranza nel corso dei suoi 38 anni di attività ha lavorato solo ed esclusivamente per i reparti di oncologia e per i pazienti oncologici, e anche oggi abbiamo voluto essere vicini con l'acquisto di questo macchinario che impedisce o riduce la perdita dei capelli assieme alla collaborazione della Fondazione Marmo. È una cosa importante perché soprattutto per una donna la perdita dei capelli rappresenta un evento doloroso quasi pari alla diagnosi di malattia. È stato difficile reperire i fondi? Devo dire no, perché noi da quando abbiamo lanciato il progetto all'inizio di quest'anno abbiamo organizzato diverse iniziative, cene, manifestazioni, tipo la sfilata di moda, un'altra manifestazione, Corri per la Speranza, ma la città ha partecipato in massa, tantissime, poi abbiamo avuto anche donazioni da privati. La città abbiamo sentito vicino, non solo la città ma la provincia, tutta la provincia di Massa Carrara, che io voglio ringraziare tutti, anche privati cittadini che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto. Tengo a precisare che siamo i primi in regione Toscana ad avere questo macchinario, e questa è una cosa che ci riempie di orgoglio, e diamo una possibilità a tutte le donne che purtroppo si trovano ad affrontare un momento difficile della vita, però con questo macchinario diciamo il percorso è alleggerito. Presente all'inaugurazione anche il direttore generale ASL Toscana Nord, Maria Teresa De Lauretis, che ha evidenziato il piacere di essere tornata nell'occasione, nel centro polispecialistico, constatando la crescita della struttura e l'importanza della donazione ricevuta in reparto. Sì, oggi è una bellissima giornata perché installiamo per prima nella nostra azienda Toscana Nord-Ovest una macchina che aiuterà chi deve fare le cure chemioterapiche. Purtroppo sappiamo che un effetto collaterale della chemioterapica è la perdita dei capelli, che aggiunge dolore a dolore, insomma, però questo è un dolore inutile che si possiamo risparmiare con questa attrezzatura, perché raffredda il cuoio capelluto durante la terapia, e quindi raffreddandolo fa da vasocostrittore, quindi il farmaco non arriva alla base del bulbo filifero, e quindi in oltre il 70% dei casi possiamo risparmiare. Dico alle donne, perché chi più ne risente sono le donne, questa sofferenza, insomma. Il reparto di oncologia si arricchisce quindi di un'apparecchiatura di ultima generazione nell'ambito di un progetto che si è sviluppato grazie anche alla professionalità e alla sensibilità del personale del reparto. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità, tra poco. L'estate è finita, ma la voglia di stare insieme no. Dall'11 al 14 ottobre la pubblica assistenza di Carrara vi aspetta tutte le sere presso i locali della Casa del Popolo di Sorgnano per la sagra del fungo e della polenta fritta. Domenica aperti anche a pranzo. Prelibatezze di stagione come tagliatelle ai funghi fritti e trifolati con polenta, scaluppine e porcini, cinghiale con polenta e molto altro vi faranno rivivere la magia dell'autunno. Dall'11 al 14 ottobre, sagra del fungo e della polenta fritta a Sorgnano di Carrara. Domenica 7 ottobre, la funga lunga by night, trekking notturno in mezzo alla natura. Da Brico Center siamo talmente avanti che pensiamo già all'inverno. Iniziamo stufe a legna, stufe a pellet e poi stufe a petrolio e stufe a biotanolo. Te che vuoi essere previdente, fai la scorta del pellet. E non finisce qui! Tantissime altre offerte su misura per te!
Finalmente basta irritazioni o rossamenti. Asciuttissimi, assorbenza e cura del corpo nati dalla ricerca Made in Italy. Pannolini ipoallergenici senza derivati da petrolio o lattice. Massima assorbenza e comfort a prezzi di fabbrica. Proteggi in sicurezza. La nostra cura è prenderci cura di voi. Asciuttissimi. Vendita diretta Pannolini e Pannoloni a Marina di Carrara. In via Lunense 30 bis, di fronte all'Istituto Magistrale. Consegna a domicilio. Telefono 0585 63 41 31. Ambulatori medici gratuiti, banca del tempo e corsi formativi per l'uso di PC e smartphone. L'ANAP, Associazione Anziani e Pensionati Apuana di Confartigianato, cresce ancora e aumenta l'impegno nel sociale. Sentiamo. Banca del tempo, ambulatori medici per visite gratuite, corsi di formazione e anche momenti di svago e incontro per gli anziani e non solo. È un'attività sociale a 360 gradi che unisce passato e futuro, quella messa in campo dalla sezione apuana di ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato. Un lavoro certosino che va di pari passo con l'attenzione al nuovo welfare che la stessa associazione di categoria sta portando avanti su più fronti, come essere diventata parte attiva nella consulta provinciale della disabilità o il patrocinio agli eventi dell'AIL. Un impegno costante e diffuso che è stato riconosciuto a livello nazionale, tanto che il 6 ottobre, in occasione della festa regionale dell'ANAP, è stata scelta proprio la sezione apuana di Confartigianato Imprese per ospitare e organizzare nel 2019 la prossima edizione della manifestazione toscana. Confartigianato non è solo imprese, sottolinea il presidente Sergio Chericoni, ma anche persone che portano con sé un enorme bagaglio fatto di esperienza, valori e umanità di cui non possiamo fare a meno. Gli anziani poi, continua il presidente, rappresentano una risorsa essenziale per costruire un futuro che abbia solide basi. Tanti progetti in cantiere per ANAP, realtà che conta più di 1300 soci iscritti, apertura di ambulatori in cui poter fare gratuitamente visite audiometriche, oculistiche, la misurazione della pressione o della glicemia e altro ancora, ma anche corsi per utilizzare PC e smartphone e creazione di una banca del tempo per aiutare le persone e le famiglie nel quotidiano, come ad esempio a fare la spesa. È stato pubblicato un avviso per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per la Casa di Riposo e Assistenza Sociosanitaria Ascoli. Il sindaco intende quindi procedere alla sostituzione di un componente dimissionario. Gli interessati alla nomina devono presentare la propria candidatura entro le 12 del 25 ottobre secondo le forme e i modi indicati sul sito del Comune di Massa all'indirizzo www.comune.massa.ms.it. Ed ora vediamo insieme chi sono i festeggiati con la rubrica degli auguri. Thank you.
Un importante convegno sul riuso degli spazi abbandonati è in programma venerdì 12 ottobre alle 16 al Centro Arti Plastiche. Giuseppe Panebianco, Elena Farnè e Federico Della Pup presenteranno la metodologia Switch, un nuovo approccio per risolvere il problema della presenza sul territorio di beni in disuso. Già utilizzato nella città di Imperia, è un processo circolare che ha consentito di restituire valore e nuove funzioni a un immobile che aveva perso la propria identità, sapendo trasformare concretamente le criticità in punti di forza grazie a una metodologia pianificata che ha determinato ricadute sociali positive. Oltre agli assessori del Comune di Carrara, Federica Forti e Maurizio Bruschi, saranno presenti Arturo Giusti, che è presidente Ordine degli Architetti Massa Carrara, e Silvia Nicoli, coordinatrice Dipartimenti Cultura Osservatorio del Paesaggio dell'Ordine Architetti Massa Carrara. L'incontro rientra nell'iniziativa Cinecittà 2018, che prevede anche una rassegna cinematografica su città, architettura e paesaggio nelle sedi museali cittadine. Martedì 16 ottobre, nella frazione di Torrano e zone limitrofe del comune di Pontremoli, sarà sospesa l'erogazione idrica. Dalle 8 alle 12, infatti, saranno effettuati i lavori di manutenzione sull'impianto dell'acquedotto. Per questo si potranno verificare momenti di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile o abbassamenti di pressione della rete. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 12 ottobre. Ampie schiarite nell'arco della giornata con pochi residui di nuvolosità variabile. Le temperature vedono un ulteriore aumento, i venti restano deboli e il mare poco mosso. Sabato 13 ottobre. Cielo prevalentemente sereno con un clima mite, i venti soffiano deboli e il mare è quasi calmo. Tendenza ai giorni successivi. Un fine settimana all'insegna del tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, con un clima gradevole. Da lunedì leggere nuvolosità sparse e una lieve diminuzione delle temperature. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto, quindi il nostro telegiornale termina qui. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Quindi un saluto caro a tutti voi telespettatori, in particolare ad uno che è molto affezionato a noi e ci segue sempre, Walter dell'Associazione Provinciale Cuochi di Massa Carrara. Grazie ancora, arrivederci.